C'erano due donne che non si erano mai conosciute. Una la ricordi, l'altra la chiami mamma. La prima ti ha dato la vita, la seconda ti ha insegnato a viverla. La prima ti ha creato il bisogno d'amore, la seconda era lì per soddisfarlo. Una ti ha dato la nazionalità, l'altra il nome. Una il seme della crescita, l'altra lo scopo. Una ti ha creato emozioni, l'altra ha calmato le tue paure. Una ha visto il tuo primo sorriso, l'altra ha asciugato le tue lacrime. Una ti ha lasciato, era tutto quello che poteva fare. L'altra pregava per un bambino e il Signore l'ha condotta a te. E ora mi chiedi la perenne domanda: eredità o ambiente? Da chi sono plasmato? Da nessuno dei due. Solo da due diversi amori. Ci sono sposati 15 anni fa, io avevo 27 anni, la Marta ne aveva 26. È stato un bellissimo matrimonio e sicuramente le prospettive per un futuro di una famiglia c'erano tutte. Di conseguenza abbiamo cominciato a cercare appunto di avere dei figli. L'unica cosa è che il tempo passava ma i figli non arrivavano. Ricordo che ero molto triste. Mi dispiaceva il fatto di non riuscire a diventare mamma e non riuscivo a capire il perché proprio a noi dovesse capitare una cosa così. Meno male che invece Mauro era più ottimista. Io ho cercato di essere nei suoi confronti un po' più ottimista appunto e facevo forza sul fatto che non si poteva anche non diventare genitori di pancia, ma si poteva anche diventare genitore di cuore. Il vedere lui così sicuro di questa possibilità mi dava la forza di vedere oltre. A Gerusalemme eravamo stati da fidanzati 7 anni prima e abbiamo deciso di tornare proprio perché eravamo in una situazione in cui avevamo bisogno di amare qualcun altro e quindi abbiamo deciso di dedicare un mese di agosto di quell'anno a questi bambini handicappati. È stata un'esperienza molto bella perché in quell'occasione abbiamo portato i bambini in vacanza, quindi ogni volontario aveva un bambino e per una settimana faceva come un po' il genitore di quel bambino. Io e Mauro eravamo sposati, quindi avevamo due figli e vivevamo in una casetta con i nostri due bambini. Ed è stata forse la nostra prima esperienza di famiglia, perché eravamo noi con due bambini. E è stata un'esperienza bella. Io ricordo Mauro con il suo bambino che faceva tantissimi chilometri a piedi e alla sera era più sfinito Mauro del bambino. Il mio invece non camminava, però faceva di quei sorrisi che veramente ti conquistavano. Quando poi siamo ritornati in Italia ci ha portato al pensiero dell'affido. La Marta era un centro medico ed ha visto un opuscolino, un'associazione che era l'Alfa. Siamo andati agli incontri e abbiamo capito come funzionava e ci siamo proposti come picchiata, come un sostegno leggero. Perché questa bambina, in quanto essendo appena arrivata dall'Africa e non conoscendo la lingua, non conoscendo niente, aveva bisogno di qualcuno appunto che le aiutasse a fare i compiti, imparasse a inserirsi anche nell'ambiente scolastico. Si è creato un legame molto bello. Lei si è fidata tanto di noi, al punto che siamo diventati veramente per lei dei genitori. Cioè io considero questa la mia prima figlia, anche se rientrava a casa sua, anche se lei comunque ha una famiglia che la segue, però anche oggi, secondo me, io la considero ancora così. Cioè la mia prima esperienza in cui veramente ho provato cosa vuol dire essere una mamma.
Questa esperienza è stata importante perché ci ha spinto ad avvicinarci all'adozione. E così ci abbiamo messo poco a compilare tutte le carte, e abbiamo consegnato tutto in tribunale e nel giro di poco ci hanno proposto una bambina. È arrivata da noi una bambina di 6 mesi, africana. Un anno dopo l'arrivo di Jennifer, quindi eravamo ancora entusiasti, eravamo ancora stupiti da questo dono immenso che avevamo ricevuto, e un anno dopo scopro di essere incinta. E quindi la nostra famiglia è nel giro di 4 anni, e da 2 siamo passati in 5. Il genitore è colui che si prende cura di un bambino e lo fa crescere e lo ama, indipendentemente da dove arriva. In casa nostra non ci sono i figli con le etichette, sostegno, adozione, bimbo naturale. Dal momento che sono con noi e noi ci occupiamo di loro, li facciamo crescere per farli diventare alla fine degli uomini, delle donne, sono i nostri figli. Noi ci sentiamo genitori in tutti e 3 i casi e siamo contenti di aver avuto la possibilità di sperimentare tutti e 3 le possibilità, proprio perché penso anche per i nostri figli l'avere vicino un fratello che ha una storia diversa dalla propria è solamente una ricchezza. In realtà però le nostre esperienze non erano finite, perché volevamo proporci ancora per avere la possibilità di aiutare ancora qualcuno. Un'esperienza di questo tipo avrebbe arricchito noi come coppia, ma anche i nostri figli, quindi sarebbe stata un'esperienza che avrebbe contribuito a rendere la nostra famiglia ancora più completa. E sulla base di questo ci siamo proprio lasciati coinvolgere da questa avventura. Abbiamo fatto qualche colloquio, poi non so se sono piaciuti subito di noi, siamo piaciuti, perché alla fine forse anche sulla scorta delle altre esperienze che abbiamo fatto, e a un certo punto ci hanno proposto una ragazzina di 13 anni e è cominciata questa nuova esperienza. Oggi, guardando la nostra esperienza di famiglia, possiamo constatare che il Signore si è servito di noi per farci assaporare con gioia ed entusiasmo il sentimento dell'amore, che oltre a moltiplicarsi per divisione non conosce nessun limite.